Buongiorno a tutti da Sabrina dell'Inconsapevole Bellezza. Oggi vi propongo questo trucco per occhi verdi. È un trucco dai toni del rosso. Vi ricordate? Ta-da! La ruota dei colori. Vi ricordate dei colori complementari? Che sono quei colori che l'uno accanto all'altro si esaltano, si risaltano, si evidenziano, ma uno sopra l'altro si annullano. Ecco qua. Noi, con gli occhi verdi, dobbiamo andare a vedere quali sono i colori che ci stanno bene. In questo caso, i colori complementari del verde sono rosso, rosso-viola e rosso-arancio, con tutte le varie sfumature che ci sono all'interno. Quindi andiamo a un vermiglio, a un rame, fino ad arrivare a un rosso corallo, un rosso tulipano, arrivare a un borgogna, un rosso più scuro, un amaranto, un vinaccia, fino ad arrivare ai viola, ai rosa, rosa chiaro, rosa cipria, rosa pallido, lilla, glicine, malva, prugna e melanzana. Ma oggi quello che vi propongo è questo make up, quindi sul tono del rosso e del rosso aranciato. Ditemi se vi piace, seguite il tutorial e alla fine vi aspetto numerosi nei commenti. Vi lascio alla Sabrina struccata. Eccoci qua con la base fatta. Ho utilizzato per la mia base una BB cream, la BB cream di Mesauda, questa qua, la BB Beauty Balm e di Mesauda Milano. Appunto, scusate se sentite mia figlia, sta facendo la dad, a volte alza un pochettino la voce e magari la sentite, perdonatemi per questo. Stavo dicendo che utilizzo la BB Beauty Balm di Mesauda nella colorazione 401 Fair, che sarebbe la più chiara. È una BB cream ovviamente molto leggera, quindi insomma va a uniformare leggermente l'incarnato e non va a coprire tutti i difetti. Per quelli, se volete utilizzare una BB cream, dovete andare poi col correttore. Per quanto riguarda l'utilizzo della BB cream, mi piace perché comunque ho la pelle age e secca e quindi è molto più confortevole dei fondotinta, non è tanto pesante e quello che mi piace di questa BB cream è che mi dona luminosità. La sto ormai utilizzando da un po' di tempo, mi ci trovo bene, anche perché adesso si avvicina l'estate, quindi dobbiamo mettere sul viso qualcosa di più leggero, e con questa qui mi sto trovando abbastanza bene. Mi raccomando, però ha una coprenza leggera. Poi ho utilizzato i miei soliti correttori, vi rimando al video dove vi spiego come copro le mie occhiaie belle pesanti, belle blu-violacee. Utilizzo i famosi due correttori, l'aranciato e poi quello del tono della mia pelle, o leggermente più chiaro per dare luminosità. Sulle palpebre ho messo un primer perché ho le palpebre molto unte, a differenza del resto del viso che è abbastanza secco, e praticamente gli ombretti, dopo 3-4 ore tutti gli ombretti si infilano nelle pieghette, o comunque dopo un po' iniziano a svanire. Se non utilizzo il primer, utilizzo correttore cipriato. In questo caso ho utilizzato il primer perché? Perché mi tiene un pochettino di più rispetto al correttore cipriato. Incominciamo a mettere sulla palpebra, su tutta la palpebra, un ombretto color burro. Io metterò questo. Questa qui è una palette che mi sono un pochettino creata io con i colori che utilizzo magari più spesso. Io comunque inizio con questo color burro, lo vado a mettere su tutta la palpebra. Come al solito truccherò quest'occhio lo lascerò struccato per poi farvi vedere la differenza. Scusate, mia figlia si sente un pochettino, però non posso fare altrimenti. Adesso quindi vado a mettere il color burro su tutta la palpebra. Questo colore appunto mi aiuterà a sfumare poi gli ombretti che metterò al di sopra.
poi prendo questo color pesca e vado a metterlo come colore di transizione nella piega dell'occhio. Per questo prendo un pennello da sfumatura, questo qui è di Nabla, è un pennello a goccia abbastanza grande perché voglio che la mia sfumatura sia abbastanza ampia. Quindi vado a prendere il mio color pesca e lo metto nella piega della palpebra e creo così una prima sfumatura. Lo metto all'interno della piega e all'esterno. Questi pennellini di Nabla li trovo veramente, veramente molto carini. Ecco qua. Vado a prendere poi il colore più scuro che utilizzerò oggi e lo vado a mettere all'angolo esterno dell'occhio. Il colore che prendo più scuro è questo qua. È Jets della palette di Morphe Jaclyn Hill. È un color vinaccia, un bordeaux, un colore abbastanza scuro sui toni del rosso, perché vogliamo andare a far risaltare il nostro iride verde. Per applicare l'ombretto all'angolo esterno dell'occhio uso questo pennellino piccolo di Nabla da applicazione ombretto, è un pennello piccolo di precisione. Prendo Jax, scarico un po' il prodotto e vado a metterlo all'angolo esterno. Per noi che abbiamo la palpebra cadente, ricordiamoci che dobbiamo mettere l'ombretto guardando dritto davanti a noi, così, fino alla piega della palpebra. Cerchiamo di posizionare il nostro ombretto senza mai andare giù rispetto a questa linea che parte dalla fine del sopracciglio all'angolo esterno dell'occhio e tocca anche la narice del naso. Mi raccomando, cerchiamo di tenere sempre in mente questa linea immaginaria e non andare oltre questa, se no il nostro occhio risulterà cadente e non vogliamo questo effetto. Con il pennello non più tanto carico, quindi scarico, andiamo leggermente a sfumare i bordi e a portare nella piega il nostro ombretto più scuro, così. Portiamo anche il colore giù sulla rima inferiore dell'occhio, all'attaccatura delle nostre ciglia inferiori. Così. Questo è il disegno che noi dobbiamo ricreare sull'occhio. Poi prendiamo questo pennello da sfumatura, è un pennello a penna, è un pennello piccolo, quindi farà sfumature più piccole, meno ampie, più precise. E andiamo a sfumare il contorno dell'ombretto che abbiamo posizionato. Andiamo ad armonizzare un po' il tutto. Portiamo l'ombretto anche nella piega dell'occhio con dei movimenti su e giù, su e giù, su e giù. Lo sfumiamo anche verso l'interno. Vedete che bella sfumatura che sta avendo?
prendiamo un pennellino da sfumatura a goccia come questo, che è un pochettino più ampio di quello di prima, e andiamo a sfumare sopra bene la piega. Se vogliamo un colore un pochettino più intenso, riprendiamo il pennellino di prima, di precisione, e ritorniamo a prendere l'ombretto più scuro e lo riposizioniamo un pochettino qua. E risfumiamo un po' il tutto verso l'interno. Portate un po' anche la sfumatura verso l'esterno, se volete allungare anche un pochettino l'occhio. Con un pennello piatto, un pochettino più grande di quello di prima, con il quale abbiamo messo il colore più scuro, è un pennello d'applicazione, sempre Nabla, vado a prendere un colore aranciato, tipo questo qua, e vado a metterlo sulla palpebra mobile vicino al colore più scuro. Utilizzo sempre lo stesso pennello, solo che lo giro e vado a mettere il colore un pochettino più chiaro, questo, nella prima metà della palpebra mobile. Prendo questo pennello da sfumatura che ho già utilizzato prima e vado a sfumare un po' i bordi. Con questo pennellino che ho utilizzato per il colore più scuro, vado a intensificare la rima inferiore. Prendo quindi il colore vinaccia, questo qua è più scuro, e vado. Prendo un altro pennellino sempre da precisione, questo è sconosciuto, non mi ricordo dove l'ho preso, di che marca è, che numero è, eccetera. È un pennello piccolo di precisione, che mi piace molto. Vado a prendere rispettivamente questi due colori, quindi l'aranciato e quello un pochettino più giallo. Parto con l'aranciato e lo metto praticamente in mezzo. Poi giro il pennellino e vado a prendere il giallo. Con quest'altro pennello a penna, questo è di Mulac, vado a prendere un colore chiaro, satinato, per andare a ricreare il punto luce. Come punto luce io vado a prendere questo qua, che è un ombretto di Make Up For Ever della palette che mi sono costruita io, come vi dicevo prima. Vado a fare quindi il mio punto luce. Vado a illuminare anche la zona sotto il sopracciglio, sempre con lo stesso colore. Adesso abbiamo finito la parte degli ombretti e passiamo alla matita. La matita in questo caso la utilizzerò marrone e andrò solamente ad infoltire, a cercare di infoltire con una linea veramente sottile sottile le mie ciglia. Utilizzerò questa matita di Neve Cosmetics nella colorazione 003 Ebano e, come vi ho detto prima, vado
a metterla sottile sottile per dare quella sensazione di ciglia più folte. Col mio occhio incappucciato, cadente, eccetera, eccetera, non vado a fare linee più spesse né linee di eyeliner perché non mi stanno bene. Quindi, se voi volete, potete farvi benissimo una bella linea di eyeliner anche sul marrone, oppure, se lo volete più intenso, sul nero. La metto anche all'attaccatura inferiore delle ciglia, non all'interno, solamente all'attaccatura delle ciglia inferiori. Ecco qua. Adesso mettiamo questo mascara. Sto utilizzando da qualche giorno questo mascara della Deborah, che promette appunto volume e in più nutre le nostre ciglia perché ha dentro l'olio di melograno e cheratina. Vi dirò, non è l'effetto stra wow, però devo dire che non mi dispiace. Lo scovolino è a clessidra in setole normali, il colore è un bel nero e adesso lo mettiamo. Perché ricordate, la cosa più importante di tutti è lui. Trasforma l'occhio e adesso vedrete la differenza. Ecco qua, questa è la differenza tra i due occhi. Spero vi piaccia. Vado a fare questo occhio e arrivo. Questo è il trucco finito. Ovviamente ho messo un blush dai toni aranciati e un rossetto marroni sui toni aranciati per abbinare il tutto. Questo, a mio avviso, è un trucco da sera. È un trucco sugli occhi abbastanza intenso ed è un make-up che va benissimo per gli occhi verdi. Ditemi se questo trucco vi piace, se questi toni vi piacciono, se secondo voi risaltano i miei occhi e come vi sembra. Vi aspetto numerose nei commenti. Io vi saluto, mi raccomando, fate le brave e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, a presto!